Signor Capo della Polizia, dottor Rizzi, autorità tutte, gentili ospiti, donne e uomini della Polizia di Stato, io vorrei innanzitutto esprimervi la mia gratitudine e siccome questo è un seminario, prendere l'impegno di parlare pochissimo per lasciarvi approfondire i temi senza troppo chiacchierare da parte mia. Tuttavia l'appuntamento che voi avete organizzato è un appuntamento davvero intrigante e interessante perché noi viviamo nell'era dei big data, lo ricordava il capo della polizia quando faceva riferimento alla marea di informazioni che arrivano quotidianamente, spesso che arrivano sui vostri tavoli, che voi ricevete per primi, molte delle quali sono assolutamente allarmistiche e fasulle, ma alcune delle quali sono subdolamente, questo è stato il termine che ha utilizzato il prefetto Pansa, tese a dare un messaggio diverso dalla realtà. Sono veri e propri elementi di una strategia della comunicazione che il nostro avversario, in particolar modo quando assume le forme e i contenuti di una minaccia esterna di natura terroristica, prova a iniettare nel sistema. Avere la consapevolezza, la capacità di saper riconoscere la realtà dei fatti, di saper verificare ciò che è realmente un elemento di minaccia e ciò che non lo è, saper decriptare e scandagliare la realtà per quella che è, non per quella che viene presentata, è uno degli elementi di forza più grande della nostra struttura di sicurezza e di difesa, del vostro lavoro, ed è anche l'elemento che fa la differenza. Dunque, nell'era dell'informazione globale, della tecnologia applicata ai massimi sistemi, è sempre il capitale umano, la qualità delle donne e degli uomini che lavorano a fare la differenza. Naturalmente i grandi sistemi aiutano e come no. È evidente che l'innovazione tecnologica ci permette di conoscere realtà che altrimenti non avremmo mai immaginato. Oggi un ragazzino con un telefonino ha più informazioni di quelle che 25 anni fa ha accesso a più informazioni di quelle a cui poteva accesso, a cui poteva avere accesso il Presidente degli Stati Uniti 25 anni fa, teoricamente. Cioè oggi con uno smartphone tu riesci ad entrare teoricamente in un incredibile mondo di informazioni. Il punto è saperle decifrare, saperle decrittare, saperle conoscere. Quindi il tema della centralità del capitale umano e del valore umano nella lotta al terrore e nella capacità di utilizzare certi strumenti è cruciale. Dunque benvenga il vostro seminario, il vostro approfondimento e cercherò di essere appunto il più rapido possibile nel portare un contributo oltre ad esprimere la gratitudine. American Sniper, avete visto il video? Grande film, straordinaria interpretazione. I brividi soltanto a guardarlo, anche nella costruzione di una storia che poi è una storia vera, come sappiamo, naturalmente con tutti gli elementi del film, con tutti gli elementi della trama cinematografica. Chi l'ha visto ricorderà che i fotogrammi finali sono in realtà il vero e proprio funerale dell'eroe nello stadio della sua città. Ma ci sono almeno due momenti che mi vengono in mente, uno lo dico adesso e uno alla fine. Il primo è un momento in cui l'eroe dice una frase: non riuscivo a prendere sonno, ma non per i nemici che avevo eliminato, ma per i miei compagni che non avevo salvato. Eppure era il numero uno, quello che più di ogni altro aveva contribuito alla salvezza dei suoi commilitoni e della sua squadra e del suo paese. Perché? Perché questo è il classico settore in cui non ti basta mai, in cui la buona notizia non fa notizia e in cui vai agli onori della cronaca soltanto se c'è qualcosa che non funziona. Davvero la foresta che cresce nel caso della sicurezza non fa alcun tipo di notizia positiva. Addirittura nel dibattito politico talvolta accade che quando viene arrestato qualche pericoloso terrorista o potenziale, o comunque quando viene aperta un'indagine significativa che porta, è accaduto anche recentemente, all'arresto di qualcuno, c'è una parte della politica che dice: ah beh, questo dimostra che non siamo un paese sicuro. Ma com'è? L'hai appena arrestato.
hai avuto dei magistrati che ci hanno lavorato, hai avuto delle forze di sicurezza e dell'ordine che hanno svolto le indagini e sono arrivati all'arresto del potenziale terrorista, e la prima frase che ti viene invece di dire grazie, finalmente una buona notizia, la risposta è: vedi, il fatto che ci sia qualcuno arrestato dimostra che c'è un problema. Sintomo evidente di un atteggiamento che noi dobbiamo avere nei confronti di questo problema, che è lo stesso di American Sniper. Questo è il classico argomento sul quale, anche quando le cose vanno benissimo, anche quando si fa tutto quello che si deve fare, non basta mai. Non basta mai, perché è il classico argomento sul quale non possiamo mai essere tranquilli. E questo, vorrei dirlo, non è esperienza che stiamo vivendo soltanto adesso, perché poi nella semplificazione dei media sembra che l'Italia sia oggi di fronte a una grande minaccia terroristica, mentre in passato viveva nell'Eden. Io penso alla mia generazione, io ho 41 anni. Quando io andavo al liceo e poi all'università, non è che il paese avesse un clima di sicurezza particolarmente migliore. La mafia metteva le bombe nelle città. Io ricordo perfettamente non soltanto i momenti che tutti noi abbiamo segnato sulla pelle, tatuato dentro il nostro cuore. Io credo che tutti voi ricordiate dove eravate quando arrivò la notizia della strage di Capaci o dell'omicidio di Borsellino e della sua scorta. Sono quei momenti in cui tu ti ricordi, io ero lì. Sai quando accade un fatto che ti mette direttamente in una sorta di connessione sentimentale con quello che sta arrivando. Ti ricordi, io quel giorno so dov'ero. Me lo ricordo quando mi hanno dato la notizia. Non c'erano i telefonini, o meglio c'erano, iniziavano a esserci, non c'erano gli sms e non c'era altro. C'erano i telefonini, ahimè, come sappiamo, visto che fu proprio con un telefonino che fu, vennero date alcune comunicazioni. Ma io ricordo perfettamente nell'anno della mia maturità, nella mia città, la bomba della mafia, il fiorino della mafia sotto gli Uffizi. Era l'anno della maturità, quindi la mia generazione non ha vissuto una stagione di pace esistenziale per cui tutto andava bene, ma la generazione di mio padre e di qualcuno di voi si sparava nelle università. E la generazione di mio nonno ha vissuto la guerra. Dunque, non è che la generazione di oggi sta conoscendo una fase di terrore e di preoccupazione diversa da quella del passato. I nonni hanno fatto la guerra, i padri hanno vissuto gli anni 70 e tutto ciò che ha voluto dire in questo paese, per il brigatismo e per il terrorismo interno. La nostra generazione ha vissuto le stragi nelle nostre città e il sacrificio di poliziotte, di poliziotti, di carabinieri, di finanzieri, di magistrati, di donne e uomini dell'esercito e delle forze di sicurezza. Oggi viviamo una minaccia che è diversa, ugualmente impegnativa, anzi per alcuni aspetti, dovendo guardare i numeri dei sondaggi, gli italiani sembrano più preoccupati che in passato, e qui c'è un grande tema che affrontiamo spesso con Pansa, con il Ministro dell'Interno, con tutti voi, con i colleghi del Capo della Polizia e degli altri ministeri, e cioè come la comunicazione gioca un ruolo in questa partita. Ci tornerò un attimo tra breve, ma il dato di fatto è che nonostante la diminuzione dei reati e nonostante un oggettivo lavoro straordinario di prevenzione, sul quale però non saremo mai al sicuro, che mette a riparo il palazzo nella sua accezione pasoliniana e i cittadini, nonostante questo la percezione che noi abbiamo in particolar modo nel nostro paese è di paura. Non sono i dati, voi siete più bravi di me, sapete perfettamente che i dati mostrano un segno meno rispetto ai reati, un segno più rispetto alle indagini che vanno a buon fine, e dunque uno dovrebbe dire, beh, si sta un po' meglio. Però non è così, in parte perché quei fenomeni che noi definiamo di microcriminalità vengono percepiti come elementi di una strategia più ampia. Se uno gli entra in casa, poi quando guarda la trasmissione la sera che parla del terrorismo internazionale, mischia le due cose.
perché è un elemento assolutamente comprensibile e umano, che non ha alcuna attinenza con la realtà, ma che è assolutamente comprensibile e umano, che tiene insieme una sensazione di insicurezza. Se a questo si aggiunge che l'avversario jihadista ha una strategia comunicativa che io credo sarà studiata nei libri di sociologia politica e di comunicazione, perché a questo va sottolineato, qualsiasi attentato ci sia, dopo qualche ora c'è una rivendicazione dell'ISIS o presunto tale. Anche quando evidentemente le analisi dimostrano che non è opera dei gruppi attribuibili all'ISIS. Perché? Perché c'è un gioco sulla comunicazione, un utilizzo macabro di alcuni strumenti di comunicazione, penso al video delle esecuzioni di tanti povere donne e uomini che sono stati sgozzati, penso alle modalità con le quali viene presentata una certa figura e penso anche al bisogno nostro di una contronarrativa su cui ancora non stiamo facendo a sufficienza. Il terrorista che ha sgozzato con una presentazione televisiva degna di show diverse persone, diversi ostaggi occidentali, ma era occidentale anche lui, nato in Inghilterra, cresciuto in Inghilterra, Jihadi John, che ha ucciso queste persone, è stato ucciso da un attacco molto significativo compiuto dagli americani, cui va la nostra gratitudine, e però anche nella contronarrativa non siamo stati in grado di raccontarlo come avremmo dovuto, anche perché è stato fatto nei giorni, ahimè, poi successivi, che sono passati alla cronaca per gli eventi di Parigi, più o meno in quei giorni lì. Però il punto vero è che c'è un elemento di comunicazione su cui lavorare. E questo elemento di comunicazione non è in contraddizione, come talvolta si fa credere, al lavoro concreto. Uno dice, sai, lui pensa a comunicare ma poi non fa le cose. Come se la comunicazione fosse un altro pezzo della realtà. La comunicazione è il modo con il quale racconti ciò che fai. Non c'è una contraddizione tra la comunicazione e ciò che fai. Non è che se tu sei bravo a fare le cose e poi non sei bravo a comunicare o viceversa. Questo vale in politica ma vale anche nelle forze di sicurezza. Comunicare bene ciò che viene fatto è un elemento psicologico di serenità per i cittadini. È fondamentale. È fondamentale. Ed è fondamentale riuscire a creare una contronarrativa, in particolar modo, per combattere, in Italia è meno forte, in alcuni nostri paesi europei molto più forte, la sensazione di attrattiva che può avere la minaccia terroristica. Mi spiego, parlo di attrattiva perché vi suggerisco di guardare non documenti ufficiali, naturalmente quelli li guardate molto meglio di me, non analisi, non report, un articolo, non mi ricordo in quale settimanale è della scorsa settimana, un articolo che parla di una madre belga, il cui figlio è andato a combattere in Siria. Famiglia musulmana, moderatamente praticante. Il ragazzo vive una vita normale, tranquilla. A un certo punto negli ultimi mesi dà dei segnali di radicalizzazione che la madre si spiegherà soltanto dopo, anche perché non è facile, probabilmente, senza avere una esperienza ad hoc, rendersi conto di quello che sta succedendo. Fatto sta che il figlio a un certo punto racconta alla madre: domani devo andare a un matrimonio, dammi la tua benedizione. E dice, ma che bisogno hai della mia benedizione per andare al matrimonio? Non va a un matrimonio, parte per la Siria, cambia nome, sta in dialogo, recupera il dialogo con la madre, a un certo punto non mi ricordo se attraverso WhatsApp, attraverso dei canali per i quali riesce a parlare, per qualche momento. Fatto sta che poi alla fine questo ragazzo muore in battaglia. E la cosa che sconvolge la madre, che adesso guida un'associazione di madri a Bruxelles, è: siamo riusciti ad avere la prova che lui volesse tornare indietro, perché si era accorto che quella attrattiva che gli era stata presentata ai suoi 17, 18, 19 anni non era la sua vita. Può accadere,
che a 17, 18, 19 anni si possano commettere degli errori del genere. Dobbiamo lavorare in fase preventiva su questo. Anche in Italia, dove pure questo numero è decisamente basso, il numero dei foreign fighters è imparagonabile con il numero dei nostri amici e colleghi dei paesi europei. Però dobbiamo lavorare anche su questo. E l'Europa deve lavorare anche su questo. Perché l'Europa, troppo spesso, prende delle posizioni comprensibili sulla base dell'emergenza del giorno. Oggi c'è l'immigrazione, ieri c'era l'Ucraina, prima c'era Ebola. Tutte questioni assolutamente sacrosante da affrontare. Ma occorre avere la consapevolezza che una parte significativa del mondo che va a combattere contro di noi viene dalla nostra Europa. Quelli che hanno ucciso al Bataclan non erano nati in Siria, erano nati a Parigi o a Bruxelles. Quello che tagliava la testa era nato in Inghilterra, erano cresciuti nelle scuole inglesi, francesi, belghe. Ecco perché è fondamentale avere una capacità preventiva su cui le forze di polizia possono giocare un ruolo, ma su cui c'è bisogno di un investimento della politica con la P maiuscola. Sta qui il senso della nostra operazione: per ogni euro investito in sicurezza, un euro investito in cultura. Per ogni euro investito in difesa, un euro investito in educazione. Per ogni euro messo a disposizione dei vostri strumenti di approvvigionamento, dalle questioni anche molto concrete degli 80 euro per chi lavora in questo settore alla struttura, alle macchine, ai mezzi, un euro investito nelle periferie, negli asili nido, nella gestione della scuola, nella difesa di un associazionismo con il quale spesso la Polizia di Stato, quasi sempre, collabora allo scopo di creare una presenza di comunità sul territorio. Dunque le due cose non sono in contrapposizione. Io trovo che la minaccia sia nuova, sia diversa, sia violenta anche nella presenza dentro gli elementi della vita quotidiana, perché forse rispetto a 20 anni fa o 40 anni fa o 60 anni fa erano più evidenti i target. È drammatico dire così, però 40 anni fa c'erano dei luoghi, dei momenti di scontro chiari. Idem durante la crudele e atroce recrudescenza mafiosa, non soltanto al sud. Oggi il simbolo degli attacchi, i luoghi degli attacchi sono luoghi della quotidianità e non soltanto in Europa. È un resort in Costa d'Avorio, è un museo a Tunisi, è una scuola in Pakistan, è un'università in Kenya, è un ristorante a Parigi, è una sinagoga in Belgio o in Danimarca, è una chiesa in Nigeria. Ecco che c'è bisogno di una capacità molto ampia di rispondere a un problema che è un problema davvero rilevante a livello internazionale, ma che vede gli italiani in condizioni di offrire una risposta se su questi settori cercheremo tutti insieme di valorizzare gli aspetti positivi, di cercare di cambiare gli aspetti negativi, ricordandosi però che è in ballo non un'appartenenza politica o partitica, ma l'idea stessa della comunità. E allora ho finito. Noi viviamo un tempo nel quale la minaccia è una minaccia nuova, non inedita, inedita nelle forme, ma non è la prima volta che c'è una minaccia in Italia. Questo diciamolo, per chi dice si stava meglio quando si stava peggio. Non è vero. Non è vero. È molto bello farsi accarezzare e coccolare dalla nostalgia, ma non è così. C'erano altri tipi di minacce. Anche per rispetto ai vostri colleghi che sono caduti in quella stagione. E la cui memoria è un valore, non per voi soltanto, ma per tutti. Questo tipo di minaccia che oggi arriva nel nostro paese va combattuto con una strategia a lungo raggio. Va combattuta ritornando in Africa e cercando di giocare un ruolo con i paesi africani. Con il prefetto Pansa siamo stati in alcuni paesi africani qualche settimana fa.
Il Presidente della Repubblica è attualmente in visita ufficiale in Etiopia e in Camerun. L'Africa è la nuova frontiera, io ne sono assolutamente certo. E non soltanto per l'estremismo religioso, ma perché l'Africa è la chiave di volta dei prossimi 10 anni per l'Europa, dei prossimi 10-20 anni, dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista energetico, dal punto di vista della crescita, dal punto di vista dei flussi migratori, dal punto di vista dei valori da esprimere come Europa. Aver ridato centralità al Mediterraneo va in questa direzione. Accanto a questo lavoro occorre dunque inserirci in modo più organico nelle dimensioni di geopolitica internazionale, dare più valore alle donne e agli uomini che lavorano, perché senza il capitale umano non si va da nessuna parte. Tu puoi avere tutte le telecamere del mondo, puoi avere tutti i computer del mondo, se non hai l'intelligenza umana, non artificiale, che ti consente di capire qual è la sfida e dov'è la possibile soluzione, non vai da nessuna parte, e hai bisogno di una operazione di sistema paese. Ecco, voi che indossate una divisa, che indossate un uniforme, rappresentate oggi un paese, che è un paese che è sicuramente un paese che deve fare i conti con il terrorismo internazionale come tutti gli altri. Noi non sottovalutiamo niente, non ci sono minacce specifiche che possano farci immaginare chissà che cosa, ma sappiamo perfettamente che siamo un paese inserito in una dinamica mondiale, che chiunque oggi voglia tentare di fare un attentato contro l'Europa, contro l'Occidente, sa di avere dall'altra parte delle persone attente e attive, ma sa anche che è un rischio vero, che c'è, che esiste. Convivere con questo rischio sarà possibile soltanto se noi saremo capaci, e come siamo stati fino ad oggi e come io ne sono certo saremo per il futuro, di avere una strategia che ci renda orgogliosi di essere l'Italia. American Sniper, e finisco, ha un altro passaggio meraviglioso, ne ha diversi. Non sapevo che avevate messo American Sniper, Rizzi, quindi io mi sono permesso adesso di citare un altro momento. È quando il cecchino, l'eroe, va con il figlio, non mi ricordo dove, se è una visita o qualcosa, e trova un suo commilitone che rincontra dopo molto tempo, che rincontra in America, quindi che rincontra a casa. E lui è con il bambino, sta pensando ad altro, sta vivendo la vita quotidiana, ma il suo commilitone dice al bambino: tuo padre è un grande, tuo padre è un eroe. Fa capire lui al figlio qual è la grandezza e la bellezza del padre. Io penso che molte volte vi capiti, quando tornate a casa, di immaginare quant'è la sofferenza o comunque la difficoltà, il disagio anche delle vostre famiglie. Spesso noi non facciamo più riferimento a questo, però secondo me è un grande elemento di valore. Poi arriva qualcuno, per caso, che te lo ricorda, dicendoti: quello che fa tuo padre, tua madre, è importante per me, per noi, per la comunità. Ecco, io vorrei che voi sentiste da parte del governo, da parte delle istituzioni, il senso di questa vicinanza, di questa gratitudine. Perché nella dimensione del palazzo degli ultimi 20 anni, signor Capo della Polizia, c'è stato anche un progressivo discredito gettato sulle istituzioni, per responsabilità varie. E si è fatto passare il messaggio che chi sta nel palazzo si occupa soltanto di se stesso. Vorrei essere chiaro, ci sono state delle pagine squallide, mi permetto di dire con un termine poco giuridico, schifose, nella storia della politica italiana. Ma c'è un elemento che deve unirci. Sapendo che oggi c'è questo Presidente del Consiglio, domani ce ne sarà un altro, e nell'alternanza democratica sarà normale che cambierà il colore politico di chi governa, come cambia nelle città, come cambia nelle regioni. C'è una cosa che deve tenerci insieme, tutti, qualunque sia l'idea politica, l'appartenenza culturale, talvolta sindacale, cioè che il rispetto delle istituzioni non è un qualcosa che possa essere messo in discussione, è la precondizione per poter rispettare l'Italia tutti insieme. Questo rispetto deve partire innanzitutto da chi governa le istituzioni, per primo.
E deve essere un rispetto che non viene messo in discussione sulla base di un cambio di maggioranza. Accade così negli altri paesi. Deve accadere così anche da noi. Perché soltanto in questo modo saremo in grado, nel servizio che ciascuno di noi svolgerà, quando torniamo a casa e troviamo i nostri figli, che ci sia o no un commilitone, un amico, un compagno, una persona che ti conosce, un collega, che ti dice: sai che cosa ha fatto tua madre, sai cosa ha fatto tuo padre, sta facendo un servizio bello, importante per noi, di sentire e di provare quell'orgoglio che ci rende non soltanto appartenenti, nel vostro caso, alla Polizia di Stato, ma tutti insieme appartenenti a quella grande comunità che è l'Italia e a quella grande comunità che è l'Europa, che deve probabilmente avere qualche visione strategica in più in questo settore e qualche polemica pretestuosa in meno. Con questo spirito e con questo sentimento di gratitudine vi auguro di cuore buon servizio per quello che fate quotidianamente, anche perché vi occupate di tutti noi, e contemporaneamente auguro a questo seminario di poter entrare nel merito con grande attenzione, sapendo che le minacce che abbiamo sono minacce gravi, ma l'Italia, l'Europa e la comunità mondiale sono nettamente più forti di qualsiasi minaccia. Le nostre istituzioni sono più forti di qualsiasi pericolo. La nostra appartenenza alla comunità internazionale non ci mette al riparo da possibili minacce per sempre, ma ci rende sicuri di essere in grado di sconfiggere quelli che vogliono distruggere il nostro paese e i nostri valori. Grazie e buon lavoro.